Buongiorno. Dunque, questa è una mascherina. Adesso la togliamo. Non è mia intenzione parlarvi di mascherine o di virologia. Il nodo di Gordio è un think tank di geopolitica e altri scopi. Ma la mascherina è un esempio. È un esempio da cui partiamo per parlare dell'OMS. Ha fatto molto rumore la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di tagliare i fondi all'OMS, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. I giudizi negativi, per essere eufemistici, si sono sprecati. Siamo arrivati agli insulti, pazzo, demente, in questo momento, con la pandemia, con la crisi. È di oggi, però, la notizia che anche il premier giapponese Shinzo Abe sta prendendo una decisione consimile. Perché? Beh, innanzitutto sgombriamo il campo dalla utopia che l'OMS stia combattendo la pandemia. L'OMS ha fatto soltanto una grande confusione. Le mascherine sono un esempio. 15 giorni fa ci diceva che le mascherine non servono a niente. Oggi ci dice che dobbiamo portarle costantemente, forse per tutta la vita. L'OMS viene citata come l'oracolo di Delfi dai nostri politici, quelli che hanno proclamato questa lockdown, come dicono quelli che parlano bene, assurda e dalla quale non si riesce a uscire perché non riescono a trovare una soluzione, in quanto temono che finita la chiusura, la quarantena, sarà finita anche la loro effimera e fallimentare carriera politica. L'OMS viene citata da loro come l'oracolo di Delfi, però solo quando gli fa comodo, perché quando l'oracolo di Delfi dice, per esempio, che fare gite nei prati e corse fa bene, questo per loro è assolutamente lettera morta. Che cos'è l'OMS? È un ente sovranazionale, internazionale, collegato all'ONU come l'UNICEF, come l'UNESCO, come la FAO. Sono enti incorporali che non hanno sostanza fisica, che non hanno nomos, che non sono incardinati nella terra, che non sono legati a un popolo, a una nazione, a una realtà. Presiedere l'OMS c'è un distinto signore che viene dall'Etiopia. Ora, io ho il massimo rispetto per tutti i paesi. L'Etiopia ci ha dato dei grandissimi maratoneti. Non mi risulta che sia uno dei paesi all'avanguardia da un punto di vista scientifico e medico. O sbaglio? Ma non ha importanza da dove venga. L'importante è che sia arrivato lì per una serie di compromessi politici e di cabale politiche tra i paesi che hanno deciso di portarlo lì. È per questo che Trump vuole tagliare i finanziamenti, perché l'attuale direzione dell'OMS è stata determinata con un forte contributo, una forte influenza cinese e lui pensa che abbia aiutato la Cina ad uscire dalla situazione critica, facendo finta che non ci fosse il problema in Cina inizialmente, e poi sta aiutando la Cina a rimontare il mercato, enfatizzando il problema negli altri paesi, negli Stati Uniti compresi. È un gioco geopolitico. L'OMS fa politica, non fa scienza, non fa medicina, non combatte la pandemia, non vi salva la vita. Fa politica, politica internazionale. Vi è poi un'altra constatazione da fare. Queste entità sovranazionali, internazionali, così volatili, a chi rispondono? Non ai popoli, non alle nazioni, non ai territori. Non appartengono a nessun nomos della terra, per citare Carl Schmitt. Rispondono soltanto ai finanziamenti. E molti dei finanziamenti, per esempio all'OMS, vengono dalle industrie farmaceutiche, che hanno interesse a propagandare i vaccini. Io non sono certamente un Novax, mio figlio è vaccinato, in tutto. Ma attenzione, una cosa è l'importanza del vaccino,
Una cosa è la vergognosa speculazione finanziaria che si fa intorno a questi, in cui intervengono, dietro alle aziende farmaceutiche, poteri finanziari molto forti. Dietro a questi enti sovranazionali c'è quello che il nostro amico Edward Luttwak ha chiamato il turbocapitalismo, un capitalismo finanziaristico scardinato dai territori, che non corrisponde a nessuna ricchezza reale e che si muove con velocità mercuriale. Dare sempre più potere, come si sta dando in questo momento, all'OMS, come a altri enti sovranazionali di questo tipo, aleatori e scardinati dalla realtà, significa creare dei governi che non rispondono a nessuna realtà, a nessun territorio, ma solo alla speculazione finanziaria, alla pirateria finanziaria in un grande oceano senza più leggi.